E rieccoci a tutti, siamo di nuovo con il Genoa, è finito il calciomercato e vi faccio vedere prima il Genoa, quindi ci sono alcune piccole novità. Allora, dunque, vabbè, qui difesa diciamo che è rimasto tutto uguale, è arrivato Fernandez, scambiato con Maldini. Guardate che bel centrocampista, 23 anni, 78 di over, quindi direi che va bene. Poi abbiamo preso al posto di Salcedo Fabio Silva, attaccante che andiamo subito a bloccare perché arriva dal Chelsea. E quindi Fabio Silva, 22 anni, guardate che voti che ha, chiaramente molto più forte di Salcedo, un portoghese. Queste sono le uniche due novità che abbiamo deciso di fare per questo Genoa. Adesso vi faccio vedere un po' di calciomercato del resto della compagnia. Vabbè, Chievo non c'entra nulla, è messo lì, ma io ci ho fatto una master tempo fa col Chievo, sono riuscito a farlo giocare bene. Andiamo, vi faccio vedere, ci sono stati piccoli movimenti a gennaio perché la Lazio ha preso Dimitrovic in prestito, portiere del Barcellona. Poi vabbè, Ovedes dal Chievo è andato a finire, non so che squadra sia quella lì. La Juventus ha dato Kai Giorgio al Bologna in prestito. La Roma André in prestito al Nizza. L'Udinese ha preso D'Alessandro, questo è stato l'acquisto più bello perché questo D'Alessandro io l'ho avuto tempo fa, è un buon trequartista CLS, qualcosa del genere. Fabio Silva, guardate quanto l'abbiamo pagato, ma i soldi ce li abbiamo, quindi non c'erano molti problemi. E adesso niente, c'è ancora qualcosina, se non vado errato, ecco la Juve, Luisinho in prestito dall'Atletico di Madrid, ha comprato molto la Juve. Piccini, terzino destro italiano, arriva dal Liverpool, trasferito a titolo definitivo. Ha dato via Clerc in prestito al Valencia e mi sembra che c'è ancora qualcosina. Ecco, Begovic, portiere dall'Everton. Il Pescara ha preso Sergio Alvarez in prestito. Andiamo ancora giù. L'Atalanta prende Cabasele. Questo è un buon centrale difensivo. La Lazio prende Willian. Questo è un bel attaccante. La Sampdoria ha preso Cozza, difensore centrale del Montempler, Rafael, portiere della Juventus all'Ajax, e in Napoli Berzinski l'ha dato, se non sbaglio, al Siviglia, ormai 32enne. Bene ragazzi, la classifica la vedete, siamo terzi, quindi in piena lotta sia per lo scudetto che per la Champions e eventualmente Europa League. La classifica è corta, adesso andiamo a affrontare una squadra che non sta molto bene, vedendo la sua classifica, direi che è messa lì, 31 punti. Ora andiamo in campo, andiamo a farci la formazione e ci andiamo a giocare questa partita che subito con Fabio Silva e Morata davanti, Candreva, Fernandez, Castellain, perfetto, direi che può andare anche così, può andare così. In porta Carney, io però non so perché, ma do fiducia a Saro, anche se sul mercato. Schema di gioco, riguardiamolo un attimo, le impostazioni avanzate, ancoraggio deve essere sul trequartista, non so perché me lo mette lì. Contropiede su Fabio Silva e contropiede su Alvaro Morata. Quindi ora andiamo a farci le maglie, mettiamo all'Udinese di mettere questa gialla e il Genoa la sua, oppure vediamo un attimo, no, questa è troppo scura. Ok, giochiamo così, facciamo lo stadio chiaramente di notte, Luigi Ferraris, e si va in campo, se non sbaglio, per la sesta giornata di ritorno della seconda stagione con il nostro Genoa.
finirò di portarvi The New Order, gioco da bestemmie assolute perché davvero modalità di armi, mira e sparo davvero scandalose, cioè 2000 colpi per uccidere un soldato. Comunque, siamo a Ferraris, quindi andiamo subito in campo. Calcio d'inizio al Genoa con Alvaro Morata. Si parte, Castelldai, palla Weber, Criscito, attenzione Nestorowski, Weber, buongiorno, Candreva, punta l'uomo, Vague, rimpallo favorisce Candreva, mette in mezzo questo bel pallone, innocuo, Becao, Wallace, lancio per Nestorowski, bravo Wolber, buongiorno, chiude tutto, Sarr, Criscito, avanza Criscito, vediamo cosa decide di fare, l'appoggio è per Castellain, fallo, fallo sul greco, messo proprio giù, di brutto quindi, calcio di punizione per il Genoa. È lontano, ma Lollo ci vuole provare. Parte Lollo Pellegrini, questo tiro a giro rimbalza, ma Silvestri la tiene lì come un portiere da hockey su ghiaccio. Rilancio sempre a cercare Nestorowski. Weber, bravissimo. Recupera Alvaro Morata. Pallone all'indietro Lollo Pellegrini. Attenzione Fabio Silva! E c'è gol! E c'è gol subito! Mamma mia, che legnata! E Fabio Silva in arrivo dal Chelsea! 1-0 Genoa, che errore qua di nuovo, sul rimbalzo! L'affetto subito dei compagni! Grande Fabio! Riguardiamo perché il rimpallo, bah, stop davvero bruttissimo del mediano dell'Udinese. E Fabio Silva non se lo fa fregare e la mette dentro. Wallace, 1-0 Grifone. Cominciamo bene. Bijol, Wallace, Fernandez, lo voglio vedere all'opera. Pallone a Pereira, rimbalza bene il pallone. Fabio Silva recupera. Castelldai, Fernandez, bel piede verso ancora Morata. Morata mette in mezzo per Fabio Silva. Beccao. Pereira, attenzione, Pereira che avanza in profondità per De Lofeu, mette in mezzo Nestorowski, non ci arriva, Castelldai, niente, le Rager, attenzione che all'andata ci ha fatto male questo qua, e Zubei, Odoghe, pressato, perde palla, grande Candreva, Fabio Silva, ma c'è il fallo, fallo di Candreva, scusate. Ne voglio uno sul dischetto, eh. E adesso Bijol va a mettere in mezzo a cercare il Gusei. Io lo chiamo così, eh. Wallace, avanza Wallace. Niente. Ancora Wallace. Pallone Gusei, mette in mezzo, colpo di testa in appoggio. Saro. Palla, Vague. Candreva. Cambia gioco su Lollo Pellegrini. Fernandez avanza. Lo scambio. Lollo Pellegrini, pallone da questa parte a Criscito. Fernandez gira subito il pallone per Candreva. A rimorchio Vague. Candreva si sgancia. Gli viene data la palla, pronto al cross. Lo va a effettuare. Rimbalza la palla, rimane lì. De Lofeu. Lancio per Nestorowski, bravo, buongiorno in anticipo. Weber, pallone a Fernandez che si gira, subito di prima Castelldai. Poi Alvaro Morata, Morata, fermato, recupera però Castelldai il pallone. Poi bravo, Glerager, Nestorowski, duello ancora una volta con Weber. Attenzione a De Lofeu, attenzione alla profondità, deve uscire Saro, Saro, Saro. Madonna, ma sei lento Saro. Porca miseria. Nestorowski, portiere offensivo, devi uscire da solo, non ti devo chiamare io di uscire.
Guardate che lentezza, mamma mia. 1-1. Morata, Fernandez, adesso Fernandez deve prendere in mano questo Genoa. Thiago Silva, la palla per Morata, il controllo, parte, tiro ribattuto. Recupera l'Udinese, sale il ritmo. Eguizbe, boh, non lo so come si dice. Riscito, va bene uguale. Pallone a Lollo Pellegrini. Bug, rimbalzo e palla quasi persa. Castelbaini. Thiago Silva. Sì, Thiago Silva, Fabio Silva, pallone Candreva, tiene lì il pallone Candreva. Attenzione che lo difende, lo scarica su Vogue, va a mettere in mezzo il pallone Thiago, rimbalzo Fabio Silva ancora. Pallone Castro dal controllo, parte il tiro, la ribattuta, ancora Vogue, Fabio Silva, alto, mamma mia ragazzi, ma questo è un fenomeno, io. Mamma mia che acquisto. Che acquisto ragazzi, si riparte, lancio lungo ancora, Gulbert contrasta, il Zube lo chiamiamo così, Wallace, lancio lungo per Nestorowski, bravo Gulbert, ma appoggia involontariamente la palla, meno male che poi adesso arriva Morata che controlla. Un'accelerata, la difende, ancora Morata, recuperata dai Zuber, le Rager, lancio ancora su Nestorowski, ancora Weber, Vague, bravissimo, l'appoggio a Saro, Criscito, Pellegrini, Fernandez chiama palla, gira da questa parte, può avanzare Buongiorno, ce n'è due da questa parte qua, c'è Candreva. Candreva, vediamo cosa decide di fare, attenzione, Candreva, pallone Vague, che adesso può andare velocissimo, c'è spazio Vague, un tocco, poi mettila per Castelbaini, esce Silvestri e la tiene lì, ancora una volta, rilancio, sempre la solita cosa, Fernandez, non ci arriva, però sulla ribattuta Candreva, pallone adesso a Fabio Silva la tiene. Viene contrastato, ma c'è calcio di punizione. Si riparte proprio con Lollo Pellegrini che va a appoggiare adesso il pallone a Fernandez. La palla verso Criscito. Ancora pallone a Fernandez. La gira da questa parte per Vague. Ancora Fernandez. Appoggio in mezzo, Castelday, gol! In scivolata! Gol che forse non voleva neanche farlo perché è scivolato, ma è andata bene così. Mamma mia! Gran gioco lì davanti, Madonna! Gran palla qui di Fernandez, poi scivola col sottocoscia! Incredibile! Bug clamoroso! Ci sta il gesto atletico, ma il gol un po' così. 2-1. Ancora l'Udinese che avanza, colpo di testa all'indietro, tempo scaduto, ma l'arbitro come al solito fa giocare finché non tirano in porta. Pereira fermato. E allora Odoje, pallone Pereira, la mette in mezzo Criscito, bravissimo Lollo, il lancio lungo e quando abbiamo la palla noi fischiano sempre, sto cozza pelata di merda, l'arbitro di merda, madonna. Andiamo così, andiamo così, calcio di punizione che c'era, non ce l'ha dato e ci è costato la sconfitta alcune partite fa, Fernandez va in recupero, la palla verso Weber, ehi non giochiamo tanto qua, buongiorno, Vague, fa salire Fernandez, bella palla qui ancora per Fabio Silva. Fabio Silva controlla, riesce poi a riconquistarla, ancora da questa parte Vague, la va a mettere in mezzo per Fabio Silva, anticipato, recupera l'Udinese, il Zube, Pereira, pallone dell'Orfeo, adesso per Nestorowski che può avanzare, deve uscire Saro, niente da fare nelle uscite, è penoso. E adesso andiamo a toglierlo, non si può avere
Non si può tenere un portiere così. No, 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 gli ho dato fiducia, non me l'ha ripagata e se ne va in panchina. Non per i coglioni, vai. Siamo carne. Via. Sostituto, non molto contento, ma d'altronde sei lento come una merda e le merde vanno messe in panchina. Morata. Fernandez, 2-2. E allora buongiorno adesso. Pallone azzeccato male ma sulla ribattuta, allora vado che è veloce, può andare. Pallone adesso a Fabio Silva, bella palla dentro, vieni Morata, vieni Alvaro, pallone dentro, ribattuto. Candreva sta giocando una grande partita, Vague, pallone adesso Fernandez, carica il tiro, ribattuto anche il suo, recupera sempre Grifone. Andiamo Lollo, pallone da questa parte. Si defila Morata, il pallonetto, mamma mia, e Perez poi riesce a riconquistare, ma ancora Genoa, Müller. Pallone che si defila male, mamma mia Castelldain, palla verso Candreva, fa partire questo tiro a giro. E la palla è nelle mani di Silvestri, e allora Odogie mette in avanti per Nestorowski, colpo di testa all'indietro. Deve uscire Carney. E rilanciare verso Fabio Silva, anticipato, Beccao, ancora un lancio su Nestorowski, Wuber, mamma mia, Criscito, grande Wuber, pallone a Lollo Pellegrini, gira la palla da questa parte per Alvaro Morata che controlla, mette in mezzo Fabio Silva, porca miseria ragazzi, mamma mia, tanta roba, quanta roba, mamma mia. Lollo Pellegrini dalla bandierina. Attenzione alla palla per Alvaro Morata. La ridà per Lollo Pellegrini. Va a mettere in mezzo questo cross. Colpo di testa mancato. Criscito non si fila di tirare. Allora Candreva allarga da questa parte per Vague. Mette in mezzo. Deviata la palla. Colpo di testa. Ancora Genoa. Fernandez. Bravissimo, pallone in mezzo Lollo Pellegrini, belli questi scambi, Criscito la mette di Morata, niente, mamma mia, Silvestri, Odogie, mette in avanti, ancora per Nestorowski, ancora Wuber, le raghe, ancora un lancio in avanti, e ancora Wuber, non l'ha capita che non funziona così, Castelldain, anticipato Fabio Silva, le raghe. Lancio nuovamente, Criscito, rinuncia al contrasto, Eghizube, chiamiamolo bene così, Lerager mette in mezzo, grande qua il Genoa e poi allontaniamo con Candreva che mette lì la palla ancora per Morata, Morata che punta l'uomo, attende rinforzi, si gira, il tocco per Castelldain, poi Fernandez preso in contropiede, Beccao. 72esimo, forse l'Udinese le sta bene anche lo 0-1-1, e dai, 2-2, ancora lanci in avanti, Lollo Pellegrini non ci arriva, e Zube, attenzione, Fernandez, niente, pallone alle Rager, mette in mezzo, attenzione, parte il tiro, Carney, sicuramente 10 volte meglio di quell'altro. Candreva, Vague, c'è spazio, allora si infila adesso, velocissimo, velocissimo, l'appoggio in mezzo, Castelldain, vuole servire Morata, non ci riesce, e allora questo lancio in avanti, ancora palla per Morata, niente da fare. Wuber, nuovamente fermato, attenzione, Eskizube, stavolta viene fermato, ma c'è calcio di punizione, gli anticipi su PES, sono considerati falli, eh? Bigioli. 2-2, mette in mezzo Bigioli, lancia in mezzo allora Vague, la va a stoppare lì, la mette giù, e allora l'anticipo adesso di Fernandez, gran partita di Fernandez, Morata che gran lavoro che ha fatto oggi Morata, che può avanzare velocissimo, l'appoggio da questa parte, e allora arriva Candreva, si sposta la palla, fuori, bravo Candreva comunque. Questo c'ha 32 anni, 33 qua e gioca come meglio di uno che ne ha 22-23. Io direi però di fare magari qualche cambio, vediamo un po', c'è un po' di giocatori stanchi, allora l'attacco direi di non toccarlo.
e Castellain dentro Zaniolo e poi ho visto che c'è Caramo. Anzi, facciamo così, visto che non gioca mai, noi andiamo a metterci Caramo, ma non trequartista, bensì seconda punta. Giochiamo così, andiamo in campo. Applausi. Grande Castellan, mamma mia. Ha fatto un gol di fortuna, perché gli ha battuto sotto la coscia, ha girato e è andata dentro. Rilanci in avanti e allora Criscito. Pallone Fernandez, si pasticcia, che si pasticcia, che brutta gomitata, perché? Perché Caramò? Dai, non farle ste cose a centrocampo. Boom, 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 e che minata che gli ha dato. Com'è entrato già l'uomo della palude? Commette fallo. Calcio di punizione, Bigio lo mette lì in mezzo il pallone, lo devi ancora l'Udinese, poi Kizube, attenzione, palla in mezzo, fuori gioco, meno male. Sì, c'era una gamba. Allora si ricomincia da Carney. Ancora bravo, palla ancora da questa parte, Lollo Pellegrini, lunga la rasoiata per Alvaro Morata. C'è Caramo! Niente, non ci arriviamo. Poi bravo, mamma mia. Ancora la palla per Lollo Pellegrini, sotto le gambe. La disfatta adesso, attenzione a Fernandez, Fernandez! Brava l'Udinese, difende bene qua. Wilber mette il pallone, rimessa per l'Udinese. Finirà 2-2, grazie a Saro. E Gizube entra da Alessandro. Eccolo qua. Pallone in mezzo, Wallace. Allora le Rager. Prova l'Udinese a vincere questa partita. Odoghe. Ma avanza Odoghe, che velocità. Duello con Vague. E poi c'è calcio di punizione. Questo ogni fallo, stai tranquillo che è contro. Se c'è da fischiarlo, te lo fischi anche nel buco del culo questo. Deulofeu. Va a metterla in mezzo Deulofeu, Carney! E subito al rilancio. Morata, grande torre per Fernandez, che poi appoggia la palla a Fabio Silva. Fabio Silva, messo giù. Riesce a riconquistare la palla. Attenzione a Morata! Morata! Il pallonetto! E c'è il gol! E c'è il gol dell'arciere delle cantine buie. Il buitre, fanculo! 3-2. Esplode Marassi, ma che Fabio Silva ha conquistato un pallone d'oro sulla ribattuta, se l'è tenuto lì, e grande ammucchiata stile gangbang. 3-2, mamma mia, si è rialzato, ha difeso col colpo e poi Caramo, palla morata, pallonetto sotto e andiamo, 3-2, vittoria meritata, Dinesa ha fatto veramente poco. Wallace, lancio lungo, attenzione perché qui si gioca finché non si tira in porta, io ve lo dico. Odoghe messo giù a sedere, la palla in mezzo, Carney, e finirà così, e finisce con una bella vittoria del Grifone, un grande Fabio Silva, ma un bravissimo Morata con la collaborazione di Caramo e appunto Fabio Silva. Portiamo a casa 3 punti, ragazzi. Classifica, risultati, classifica, Serie A e Serie B e poi ci salutiamo. Mamma mia, 25esima giornata, quindi sesta di ritorno. Genoa Udinese 3-2. La Lazio vince a Empoli 1-0. Lo Spezia, sempre più sorprendente, ferma l'Inter 1-1. Vince il Milan a Firenze 2-0. Verona Salernitana 0-0. Napoli-Sassuolo 2-0, Reggina-Lecce 0-3, Atalanta-Sampdoria 1-0, Bologna-Spal, derby sentitissimo, 2-0 per la Spal, e la Roma e la Juve si dividono apposta 2-2. Classifica, dopo 6, 25 giornate, Atalanta 53 punti, Inter 50, Genoa 48, Milan 47, Napoli-Lazio 46, Juventus 45, Fiorentina 44, Roma e Spezia 36 punti,
Lecce 32, Udinese 31 e poi, come potete vedere, tutte le altre. La regina sempre più verso il ritorno in Serie B. Andiamo a vederci la classifica della Serie B, appunto. La prossima andremo a Salerno, partita davvero difficile. Andiamo a vederci la classifica della Serie B. Poi ci guardiamo anche un attimo, però aspettate, la Coppa Italia, perché io non l'ho più guardata. Noi siamo fuori, Quindi gli incontri saranno Lazio-Roma, il derby bellissimo, Napoli-Juventus, Inter-Atalanta e Salernitana-Milan, tutte belle partite. Mamma mia, la Salernitana dove è arrivata. Andiamo avanti. Ci andiamo a vedere la Serie B, la classifica. Toro sempre più al comando ormai, direi che la Serie A non gliela può togliere nessuno. 54 punti, vediamo. Il Brescia sarà contenta, la Gabri 38 punti. Beh, sono contento pure io, dai, se lo merita il Brescia di ritornare in Serie A, almeno qua. Il Pisa sprofondato e vabbè, Reggiana Modena Perugia, come è giusto che sia, deve finire in C. Sti ladri. Andiamo a vederci ancora classifica cannonieri, che un po' che non la guardiamo più. Lukaku 18 punti, Kenny Morata 11, 21 gol in 2, mamma mia. Zaniolo 7 gol. Bene ragazzi, io direi che per adesso è tutto. Se volete facciamo anche giusto così, tanto per fare qualcosa, programma. Andiamo a vederci la 26esima giornata, settima di ritorno, big match, derby della Madonnina, Inter Milan. Un bel Lazio Spezia, Roma Fiorentina, Juve Bologna, Spal Atalanta, direi che sono ottime queste partite, ottime. E niente, ragazzi, io direi che per oggi è tutto, ci rivediamo alla prossima a Salerno, ciao a tutti e buon proseguimento di giornata e buon appetito.